Prepariamo i riccioli alla trapanese e bottarga, in collaborazione con Prime Luci di Fratelli Gallo. Per iniziare in un mixer da cucina, inseriamo i pomodori lunghi, sbollentati e pelati, le mandorle, l'aglio e tritiamo il tutto. Al composto di mandorle e pomodori aggiungiamo il basilico, il pecorino e tritiamo ancora. Quando il composto sarà più omogeneo possibile, andiamo ad aggiungere anche un pizzico di sale e l'olio. Continuiamo a tritare, ottenendo un composto omogeneo che va trasferito nei vasetti per essere poi surgelato o conservato in frigo per 3 giorni. Noi invece uno di questi vasetti lo utilizziamo subito per preparare i nostri riccioli. Mentre l'acqua raggiunge il bollore, ammiriamo la pasta che andiamo ad utilizzare, i riccioli di Prime Luci dei Fratelli Gallo, una pasta di grano duro made in Italy con solo grano siciliano. L'acqua ha raggiunto il bollore, ho aggiunto il sale verso la pasta e la porto a cottura. Questa ha una cottura di 9 minuti. Io la farò cucinare dai 7 agli 8 minuti perché poi la finirò in padella dove aggiungerò un po' di acqua di cottura, dove vedete appunto già ho messo il pesto in padella. Una volta cotta o quasi cotta, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura al pesto, versiamo la pasta e la finiamo in padella saltandola con il condimento. Il pesto si amalgama perfettamente a questo tipo di pasta e la scanalatura che ha ogni ricciolo di pasta fa sì che il pesto avvolga perfettamente ogni singolo ricciolo di pasta. Guardate che cremosità! A questo punto non ci resta che servirla con della bottarga grattugiata al momento, in questo caso bottarga di muggine. Per la ricetta completa trovate il link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.